Un buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con l'operazione Dark Shadow, un'associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale mediante indebite compensazioni con crediti tributari inesistenti. È stata sgominata la notte scorsa nel corso di un'operazione svolta in sinergia dalla Guardia di Finanza di Chieti e dalla Polizia di Stato, nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Chieti. 12 le persone arrestate, 3 in carcere, 9 agli arresti domiciliari. Sono 40 gli indagati, tutti i particolari nel servizio di Alfredo Primante. 12 ordinanze di custodia cautelare, 14 obblighi di dimora, 28 misure interdittive, 40 indagati in totale e beni mobili ed immobili sequestrati per 63 milioni di euro. E il bilancio dell'operazione Dark Shadow condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti con la polizia e coordinata dalla Procura Teatina. Scoperta e sgominata una vera e propria organizzazione criminale con base in Abruzzo e in Campania che, secondo gli inquirenti, falsificava F24 per il pagamento dei tributi fiscali in maniera da far azzerare il debito con l'erario. I clienti che si rivolgevano ai professionisti indagati per associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale provenivano da tutta Italia. Ma ripeto, i clienti venivano dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna, ovviamente dall'Abruzzo, dalla Molise, dalla Puglia e anche dalla Campania stessa. Un giro enorme portato alla luce dalle indagini di Fiamme Gialle Polizia durate circa un anno. Indebite compensazioni di imposte utilizzando crediti inesistenti oppure già utilizzati in precedenza. Questo è il meccanismo che si attuava attraverso il pagamento online di F24 con saldo debitore di 0,01 centesimi per far risultare ad Agenzia delle Entrate l'avvenuto pagamento. A capo dell'organizzazione le 3 persone finite in carcere: il teatino Maurizio Di Biase, 51 anni, titolare di un'agenzia di pompe funebri, e 2 consulenti fiscali napoletani, Michelangelo Maffei e Renato De Luca. Di Biase era il principale referente dell'area chietina e pescarese, nonché procacciatore di clienti. A Chieti Scalo poi c'era la base operativa, mentre i modelli F24 falsi venivano lavorati in Campania. Per quanto riguarda ovviamente i personaggi locali indagati sul territorio teatino, è appunto un personaggio a noi conosciuto, peraltro perché sono state fatte negli anni altre indagini su questo personaggio. Ai domiciliari, in esecuzione di ordinanze emesse dal GIP del Tribunale di Chieti, Luca De Ninis, su richiesta del sostituto Ciani, sono finiti Mattia Di Biase, figlio di Maurizio, Lorenzo D'Arcangelo, Romeo Melaragna, Matteo Veneziani e Orazio D'Ambrosio, oltre ai campani Gennaro Maffei, Gelsomina Maffei, Vincenzo Campoluongo e Luciano De Rosa. Questi ultimi già indagati in una maxi-inchiesta in Campania sui furbetti dell'F24 assieme ai commercialisti De Luca e Maffei. Parliamo di politica adesso perché si va verso il sì per il senatore Marco Marsiglio come candidato presidente del centrodestra a sbloccare la situazione. Un incontro a Roma fra lo stesso Marsiglio e la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Intanto domani sarà a Pescara il vice premier Luigi Di Maio. Pur tra qualche mugugno e resistenza, si va verso il sì per il senatore Marco Marsiglio come candidato presidente del centrodestra alle elezioni regionali del prossimo 10 febbraio. Ad indirizzare la coalizione verso il nome del senatore di Fratelli d'Italia è stato un incontro tenuto a Roma fra lo stesso Marsiglio e la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in cui si è parlato proprio della questione Abruzzo. Una conferma indiretta del sì per Marsiglio è arrivata anche dal leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che nelle ultime ore aveva parlato di trattative concluse per i candidati presidenti in Piemonte, Sardegna, Basilicata e appunto Abruzzo. Ora però bisognerà attendere le risposte ufficiali dei coordinatori regionali di Lega e Forza Italia, Bella Chiome e Pagano, che a più riprese nelle scorse settimane avevano espresso perplessità sulla candidatura di Marsiglio. Ma il tempo stringe e entro il weekend, in un modo o nell'altro, bisognerà scrivere la parola fine. Nel centro-sinistra ormai sicura la discesa in campo dell'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini,
Salvini che, dopo il documento in suo favore firmato da 162 sindaci, prosegue la serie di incontri con amministratori locali. Fra i primi ad incontrare Legnini, il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto. In pieno fermento anche la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle. A sostegno della candidata presidente Sara Marcozzi tornerà in Abruzzo il vice premier e ministro del lavoro Luigi Di Maio, che alle 16 di domani sarà a Pescara presso la sede della Camera di Commercio in Viale Conte di Ruvo per incontrare imprenditori del territorio ed ascoltare le loro istanze. In serata alle 19 Di Maio sarà a Villa Figliani di Pineto e poi alle 21 nuovamente a Pescara per assistere al Teatro Massimo allo spettacolo di Beppe Grillo. Parliamo di ricostruzione adesso, perché si sblocca l'impasse amministrativa che negli ultimi mesi ha caratterizzato proprio la ricostruzione aquilana. Il titolare ad interim degli uffici adesso è già al lavoro. Daniela Rosone. Si sblocca l'impasse della ricostruzione aquilana con le prime firme sui SAL del dirigente Giovanni Francesco Lucarelli, nominato titolare ad interim dei due uffici speciali sino al 31 gennaio, sino a quando cioè arriveranno le nuove nomine dei titolari effettivi. Due uffici che hanno però esigenze differenti. In alcuni comuni del cratere si registrano le criticità più grandi. Le imprese hanno avuto un affanno notevole generato dal blocco dell'attività amministrativa. Lucarelli però da lunedì è già al lavoro. Per prima cosa, le realtà di cui io mi devo occupare sono due realtà distinte, perché USRA e USRC hanno ambiti di competenza non sovrapponibili tra di loro, le estensioni territoriali sono diverse, quindi i problemi hanno una loro specificità e quindi bisogna disaggregare comunque quello che posso fare in USRA e quello che posso fare in USRC. Dal mio punto di vista la situazione che richiede maggiore priorità è quella di Fossa e del territorio controllato da USRC, tant'è che io in questi giorni sono più presente negli uffici di Fossa che in quelli dell'Aquila. Tra l'altro ritengo che sia importante essere presente, seguire in presa diretta i processi e non limitarmi solo a farmi portare le carte per la firma. Quindi io cercherò di essere qui presente, di capire, di parlare. Ho già cominciato ad attivare una serie di interlocuzioni con diversi sindaci, ho trovato disponibilità alla collaborazione, un ambiente favorevole. Finora le prime impressioni sono impressioni di segno positivo. È stato proclamato dottore in scienze del turismo con 110 lode all'Università di Teramo un ex detenuto del carcere di Castrogno. Santo Lepera ha raggiunto questo importante traguardo a 60 anni e dopo una vita passata dietro le sbarre. Tania Bonnici Castelli. Santo Lepera è uno studente di 60 anni di Reggio Calabria, detenuto al carcere di Castrogno fino allo scorso anno. Lì ha iniziato un percorso di studi universitari che oggi lo ha portato a laurearsi con 110 lode all'Università di Teramo. Commosso lui e tutta la sua famiglia, che ha assistito alla discussione della tesi imperniata sul mercato del lavoro nel turismo. Infatti, Santo Lepera è stato proclamato dottore in scienze del turismo, una bella rivincita dopo tanto dolore. Ma dal momento che mi hanno arrestato ho cercato di aggrapparmi a delle attività che il carcere offriva. E con l'università a Tolmezzo, nel carcere di Tolmezzo, è uscito il bando nell'estate del 2014 e per la mia pena detentiva ho scelto il triennale perché giustamente pensavo di uscire prima di completarle, no? E mi sono iscritto, ho chiesto il trasferimento a Castrogno. È nata principalmente nel notare che in carcere, lì, Tolmezzo è un carcere di alta sicurezza, erano circa 400 detenuti e praticamente forse al momento sono arrivato io non c'era nessun laureato, quindi mi sono posto la domanda: come mai non ci sono laureati in carcere e diplomati pochissimi? Quindi qualche attinenza con la cultura che preserva dalla devianza, dalle cose, ci sarà sicuramente. Il futuro lavorativo non lo so, quello che mi verrà offerto eventualmente vanno. L'altro non lo so, io ora ho un mio figlio che si è iscritto qua all'università, io spero di potermi trasferire pure qua. Eventualmente se troverò qualche posto di lavoro, bene, se no vedo di farmi consigliare dai professori, dal tutor mio,
al professore Ciccarelli per vedere eventualmente riprendere la magistratura se non trovo lavoro, se non vediamo. Da oggi l'aeroporto di Pescara potrà contare anche su un ufficio informazioni per i turisti, fortemente voluto dall'amministrazione comunale. Vediamo. Un nuovo infopoint al servizio dei turisti arriva all'interno dell'aeroporto di Pescara con un ruolo fondamentale nell'accoglienza turistica. Un punto di informazione, di accoglienza, di scambio, ma anche una casa aperta a tutti e al territorio, come sottolinea l'assessore al turismo Giacomo Cuzzi. È sicuramente un punto, una vetrina per promuovere Pescara, ma tutto il territorio provinciale e regionale in un'azione coordinata. Noi scriveremo anche ai sindaci e a rotazione si potrà venire qui all'interno di questo spazio a promuovere il proprio territorio. E sicuramente sarà un punto in cui i passeggeri potranno informarsi sulla città prima di godere delle nostre bellezze, dei servizi e delle tante attività che abbiamo programmato in occasione delle festività natalizie, non solo, perché veniamo da una stagione davvero straordinaria. Siamo passati dal 2015 al 2017 da 188.000 presenze turistiche alle oltre 250.000, è un dato ancora in crescita e questo ci fa continuare ad investire in maniera significativa su quella che è la funzione turistica della città. La soddisfazione per questo nuovo punto di riferimento è espressa dal presidente della Saga Enrico Paolini. E oggi abbiamo questo centro informazioni in una posizione eccezionale tra le partenze e gli arrivi nuovi ed è in grado di dare non soltanto i biglietti dei concerti, le informazioni sui concerti, sui beni culturali, sui prodotti turistici, ma addirittura con l'abbinamento del polo Inoltre che sta qui dentro, di vendere biglietti di tram e di autobus per i servizi. Quindi non ci sarà passeggero, turista o straniero che non dovrà passare qui e chiedere qualcosa o per fare un biglietto o per chiedere un evento culturale o turistico. E questo aiuterà Pescara, aiuterà l'Abruzzo e aiuterà l'aeroporto essere quello che deve essere, cioè l'asset fondamentale della promozione turistica della nostra regione. Prima neve all'Aquila e scuole aperte. Sabato partirà la stagione sciistica invernale sul Gran Sasso. Gli impianti resteranno ovviamente aperti. Prima neve sull'Aquila, nel capoluogo la coltre nevosa ha raggiunto 10 centimetri, ma è prevista pioggia che la porterà subito via. Le scuole sono rimaste aperte, come annunciato dal sindaco Pierluigi Biondi. Qualche disagio si è registrato soprattutto nelle frazioni interne, in alcune strade delle zone interne e anche in alcune scuole, dove le strade di accesso non sono state pulite. Intanto però a Campo Imperatore tutto è pronto per sciare e la stagione sciistica partirà ufficialmente sabato prossimo con la riapertura degli impianti. Il centro turistico aveva annunciato di voler aprire solo la seggiovia delle Fontari e le piste osservatorio e skiweg strada. Avevano detto però se arriverà la neve saranno aperte altre piste, probabilmente dunque verranno aperti subito altri impianti di risalita con tutte le piste collegate. E si susseguono pure le iniziative di marketing per rilanciare la montagna. Un esempio su tutti, l'idea del regalo di Natale associato al Gran Sasso. Uno ski pass valido 5 giorni su 7 al costo di 95 euro. Un'iniziativa che al popolo del web è piaciuta. Accanto a questi interventi, il sindaco Pierluigi Biondi ha annunciato che ci sono 150.000 euro di risorse destinate al programma di sviluppo a sostegno delle attività produttive e di ricerca. Sono soldi del CIPE e serviranno a individuare un team di esperti per redigere il piano di interventi. Andiamo a Lanciano adesso perché è programmato per la prossima primavera estate il nuovo piano asfalti e marciapiedi, importo complessivo di 600.000 euro. 16 gli interventi tra centro e periferia. Attenzione alle periferie e ai marciapiedi in città. Così l'assessore ai lavori pubblici Giacinto Verna ha presentato assieme al sindaco Mario Pupillo il nuovo piano asfalti 2019 che prevede 16 interventi di manutenzione straordinaria a Lanciano. 600.000 euro è l'importo complessivo, 100.000 euro per i marciapiedi nelle vie per Fossa Cesia, Ferro di Cavallo, Milano, Piave, i tratti più ammalorati di Viale Rimembranze e ancora le vie Isonzo, Fiume, Zara, Montegrappa, Veneto e Piazza dell'Arciprete nei pressi del Parco Villa delle Rose. 500.000 euro saranno impegnati per le strade comunali tra centro e periferia.
Perché come ogni anno questa amministrazione comunale aveva assunto un impegno con la città di Lanciano, cioè quello di provare a mettere in sicurezza la viabilità della città di Lanciano e delle contrade. Quindi anche quest'anno da assessore ai lavori pubblici non ho potuto fare a meno di fare un ulteriore investimento di 500.000 euro per la messa in sicurezza e la riasfaltatura di 16 strade di contrade della città di Lanciano e dello stesso centro della città di Lanciano. La novità quest'anno potrebbe essere quella di avere investito ulteriori 100.000 euro sulla messa in sicurezza di alcuni marciapiedi del centro città. Questo perché? Perché accanto alla sicurezza degli automobilisti abbiamo ritenuto e ho ritenuto che fosse altrettanto importante mettere in sicurezza l'utente più debole della strada, cioè il pedone. Quindi nel totale investiremo altri 600.000 euro per la messa in sicurezza e per rifare nuovi manti di asfalto nel centro città, nelle contrade, ma anche per mettere in sicurezza altri 12 marciapiedi del centro della città. L'asfalto con la segnaletica. E domani alle 15.15 nell'aula Magna Carlo Anelli del Tribunale di Vasto si terrà un convegno organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Vasto che approfondirà il tema dell'introduzione del virus informatico nel processo penale, prendendo spunto da un volume che porta lo stesso titolo del convegno, scritto da alcuni giovani specialisti delle professioni legali dell'Università La Sapienza di Roma. Dopo i saluti del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vasto Vittorio Melone e del Giudice del Tribunale Italo Radoccia, sono previsti gli interventi del professor Mario Antinucci, dell'avvocato Lorenzo Litterio, del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto Giampiero Di Florio, oltre che del direttore del carcere di Vasto Giuseppina Ruggero e dell'esperto di informatica forense Fabio Milana. Ad introdurre e moderare l'incontro sarà il professor Giorgio Spanger, tra i massimi studiosi italiani proprio del processo penale. E apriamo adesso la pagina dello sport, allenamento mattutino per il Pescara allo stadio Ughetto di Febo di Silvi, recuperato Antonucci, probabile titolare lunedì a Verona con Mancuso e Marras verso la convocazione Canute, mentre mancheranno Fiorillo, Melegoni e Campagnaro. Intanto anche nella gara col Carpi il difensore Andrew Gravillon ha dimostrato di essere uno dei biancazzurri dal rendimento più alto in stagione. Il giocatore originario della Guadalupe, adocchiato da club importanti, non teme il confronto con l'attacco scaligero. Lo ascoltiamo. Andrew Gravillon, allora un momento finalmente di nuovo tranquillo, felice per il Pescara dopo la vittoria col Carpi. Non avete subito gol, Andrew Gravillon ormai non fa più notizie, è sempre il migliore di questa squadra. No, beh, il migliore no, è certo che proviamo tutti a fare più o meno una buona partita. E proviamo a fare tutti i risultati, è certo che con la volea che abbiamo adesso e con le vittorie che stanno arrivando speriamo di continuare così e a far bene. Lunedì ci aspetta una partita importante, eppure quella là dobbiamo vincerla. Ti aspettavi anche tu personalmente un rendimento così alto in questa stagione? Sinceramente un rendimento così non me l'aspettavo, però inizio stagione ho detto devo provare a lavorare meglio e a fare una stagione buonissima perché mi può servire per il mio futuro. Chi ti senti di dire grazie, di ringraziare per questo momento per te davvero molto favorevole? Ma io ringrazio già per primo il mister e tutti quelli che mi sono stato vicini, la mia famiglia, i miei amici, i miei compagni di squadra e pure la società del Benevento, dell'Inter che mi sono tutti stati vicini e spero di andare avanti così. A proposito di Inter, non è un mistero che la società nerazzurra stia pensando a Gravillon, tra poco si aprirà il mercato, c'è anche la possibilità che Gravillon possa essere ceduto, ma restare a Pescara fino a giugno, hai saputo qualcosa? Il tuo procuratore ti ha detto qualcosa? Ma io queste cose non le gestisco e per il momento non mi interessa. Queste cose le gestisce il mio procuratore e io mi devo occupare di fare una stagione buona e di fare le partite che arrivano. Quindi a gennaio il mio procuratore parlerà con la società e basta. Io sinceramente di queste cose qua non mi preoccupo. Allora parliamo un attimo di questa gara di lunedì a Verona. Incontrerete una squadra che nell'ultimo turno ha vinto a Benevento. Una squadra ostica sul proprio campo, però il Pescara vuole far valere la sua forza.
No, io come dico sempre non abbiamo paura di nessuno, lunedì è certo che è una gara molto difficile, noi dobbiamo andare in campo con l'atteggiamento giusto e con la voglia di vincere, poi lunedì al 95esimo vedremo il risultato. Saranno di fronte giocatori che in attacco può contare il Verona, come Lì, come Di Carmine, c'è anche Pazzini che sta giocando poco, però è un giocatore molto esperto, ci sarà probabilmente molto lavoro per voi nelle retrovie. No, io sinceramente, può pure giocare CR7 davanti a noi, noi non abbiamo paura, noi facciamo le nostre partite e pensiamo a noi, pensiamo a vincere la partita. In Serie D invece ieri è stato il turno di campionato e allora partiamo dal posticipo tra il Notaresco e il Cesena. Il Manuzzi vince la squadra bianconera contro un'ottima formazione, quella di Cudini, beffata solo nel finale per 3-2. Riviviamo la partita di ieri sera. Romagna contro Abruzzo, atto secondo. Gli uomini di Angelini, dopo aver schiantato la Vastese sabato scorso, vogliono provare a sfatare l'ultimo tabù di questo intensissimo girone d'andata. Battere per la prima volta una delle prime della classe, che è tutto pronto per il calcio d'inizio che viene decretato ora dall'arbitro Marco Emanuele di Pisa. Benassi, cross anche interessante, sul secondo palo, colpo di testa! Cioffi la sblocca! Di testa! I due centrali, il cross di Benassi, il colpo di testa di Andrea Cioffi! 11 sul cronometro, 1-0 Cesena! Trovato Moretti, lato corto della rigore, il cross, attenzione Minella! Il pareggio immediato del Notaresco, grande azione di bontà, bravissimo Moretti, il tocco di Minella, 15 sul cronometro, 1-1. Fischia l'arbitro, Liguori con il sinistro, attenzione 2-1! 2-1, la posizione è regolare, allora sorpasso Notaresco con Salvatori, Candellori allarga, Moretti dentro l'area di rigore, ancora Moretti, cerca il destro, Moretti! Quelle parti anche Noce, ancora Tortori, cerca il cross, Fortunato! Se lo divora Fortunato, incredibile! Occasione incredibile per il numero 25 del Cesena, liberissimo! Campagna, lato corto dell'area di rigore, il cross basso, poi prolungato, Alessandro dentro l'area, cerca il sinistro, male il portiere, Ricciardo, e poi Tortori! Tortori! La pareggia Loris Tortori! Clamoroso errore della difesa! Tutto pronto, riprende ora il secondo tempo di Cesena, San Nicolò, Notaresco. Ancora Moretti, Moretti cerca il sinistro! Deviazione di Noce, ma questo Moretti, a mio avviso, è il miglior giocatore visto in questa stagione per il momento, fa praticamente quello che vuole. Ancora Sieno, ai 25 metri, Scodella per Candellori, la volée, brivido! Bontà invece, al limite, cerca il destro, deviazione! Brivido incredibile! Campagna, batte con il destro, ma batte malissimo. Poi Cioffi, è libero dalla parte opposta Alessandro, servito. La posizione regolare, dentro, Benassi! 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 3-2! Sorpasso Cesena! Rigore, Moretti si gira, brivido, Poggi! Mamma mia che chance! Mamma mia che chance! Tocco, partita, incontro, Cesena 3, Notaresco 2. E dunque sconfitta per il Notaresco, sofferta invece la vittoria per la Vastese che supera in rimonta il Castelfidardo. Grazie alle reti nella ripresa del neoentrato Stivaletta e di Leonetti, la squadra di Fabio Montani così risale nel centro classifica. Vediamo. Il 17° turno del campionato di Serie D, l'ultimo infrasettimanale per questa prima parte di campionato, sorride alla Vastese che batte il Castelfidardo per 2-1 con un secondo tempo tutto cuore. La squadra di Montani si presenta all'appuntamento con il fanalino di coda Castelfidardo, schierando i suoi con il 4-3-3, affidando la mediana al nuovo arrivato Cappellupo ed il reparto avanzato a Capitan Fiore, Leonetti e Sciva. 4-3-1-2 per Vagnoni, mister dei marchigiani, con l'ex Notaresco di Lollo in mezzo al campo ad agire da metronomo con Calabrese a finire per la coppia Rivi Petrarulo. Primi 10 minuti di studio, ma al decimo ci prova Leonetti, buona la serpentina del numero 11 di casa, ma il suo tiro è parato da Barbato. Al 22esimo ancora Vastese, con Fiore il fantasista domestica una buona palla in area di rigore, ma il suo tiro è deviato in corner dalla difesa fidardense. Un minuto dopo si fa vedere anche la squadra marchigiana con Calabrese che riceve da Rivi, ma il suo tiro è parato da Selva. Al 27esimo ancora Castelfidardo che pareggia le occasioni mancate con Rivi che strozza troppo il suo
suo tiro incrociato verso la porta. Alla mezz'ora la Vastese ha la doppia occasione per portarsi in vantaggio, la prima con Palestini, ma il suo tiro dal limite chiama la super risposta in angolo Barbato. Un minuto più tardi è Fiore che dalla sua mattonella mette fuori. Ma al 37esimo, come un fulmine a ciel sereno, arriva il gol del Castelfidardo con Calabresi che da 30 metri trova l'Eurogol di giornata con la sfera che bacia il palo e si insacca alle spalle del numero 1 di casa. La squadra di Montani accenna una timida reazione con Sciba al 43esimo, ma il suo tiro viene ribattuto dalla difesa ospite, ripresa che parte subito con un cambio e Stivaletta a fare il suo ingresso in campo al posto di D'Alessandro. La Vastese stenta e va avanti a sprazzi, così come all'11esimo, quando dagli sviluppi di un calcio d'angolo è Sciba ad avere la sfera del pareggio, ma il suo colpo di testa dalla distanza ravvicinata è centrale per impensierire Barbato. Ma lo sforzo dei biancorossi viene premiato al 17esimo, quando proprio il neoentrato Stivaletta di testa su angolo di Capellupo riesce con l'aiuto della traversa a battere il bravo Barbato. Il Castelfidardo cala il ritmo e la Vastese ne approfitta al 22esimo, quando ribalta il parziale con Leonetti. Ottimo il dai vai con Sciba, il numero 11 di casa, e bravo a infilare il numero 1 ospite. Passano due minuti ed è il neo arrivato Capellupo a dare l'illusione del gol con una punizione che incoccia il sostegno della porta difesa da Barbato. Il Castelfidardo accusa il colpo, ma al 31esimo si fa rivedere dalle parti di Selva, ma il tiro di Massi è debole per impensierire Selva. Vagnoli non ci sta, visto l'ottimo primo tempo, e tenta la carta Giovagnoli in attacco, così da una sua sponda al 43esimo e Calabrese a concludere alle stelle. Finisce così, dopo 4 minuti di recupero, la sfida dell'Aragone. Tra 4 giorni sarà di nuovo campionato, con la sfida al De Marsi tra Avezzano e Vastese. Brusco stop all'ottimo momento del Pineto, invece gli adriatici si fanno sorprendere in casa dall'Olimpia Agnonese che espugna il Mariani Pavone con il gol di Formuso nel primo tempo. La giornata no è poi stata completata dall'espulsione nel finale di Stefano Amadio. Vediamo il servizio di Roberta Di Sante. Termina con la sconfitta contro l'Agnonese l'imbattibilità del Pineto che durava da 4 giornate e altrettante vittorie consecutive. Gli altomolisani passano in vantaggio grazie ad un episodio per poi controllare nella ripresa. 4-3-3 per i due tecnici, con Amaulo che riconferma la squadra vittoriosa a Giulianova, con la sola eccezione di Marini per Della Quercia. Pogliamanzillo dà spazio dal primo minuto ai nuovi innesti del mercato dicembrino. Albanese fa coppia centrale con Peic in difesa, mentre Formuso è il terminale offensivo del tridente completato da Antonelli e Jauot. I primi minuti si giocano sul filo dell'equilibrio, con il Pineto che cerca di fare la partita e l'Agnonese che si affida alle ripartenze. La prima vera occasione all'11esimo è per Marianeschi, che raccoglie da Fratangelo e scarica il destro oltre la traversa. La gara però si fa subito in salita per i ragazzi di Amaulo, con i molisani che approfittano della prima vera occasione utile. Al 23esimo Peic va alla conclusione, Fargione non trattiene e Formuso da due passi può insaccare il primo gol in maglia granata. Doccia gelata per il Pineto, che al 32esimo rischia di incassare il raddoppio quando Cerase pesca ancora una volta Formuso, lasciato libero di impattare di testa, ma la deviazione è fuori bersaglio. La risposta del Pineto due minuti più tardi è affidata a Marianeschi, che pennella dalla bandierina il cross al bacio per la testa di Mazzei, ma la sfera termina fuori di un soffio. Lo stesso Marianeschi al 36esimo prova direttamente da corner, costringendo Kuzmanovic all'intervento, ma con l'Agnonese che porta sempre alto il pressing sui portatori di palla e chiude bene tutti gli spazi, i biancazzurri faticano a fare gioco. In avvio di ripresa Maolo richiama a sé un Marianeschi un po' affaticato e inserisce Esposito, che al sesto chiama all'intervento Kuzmanovic, poi Tomassini trova ancora una volta la pronta respinta dell'estremo granata. Al 14esimo Ciarcelluti entra in area, scarica su Amadio, la conclusione a botta sicura e la parata di Kuzmanovic a dire ancora una volta no. Ora il Pineto alza il baricentro nel tentativo di recuperare la gara, ma si espone inevitabilmente alle ripartenze velenose dell'Agnonese, che sfiora il raddoppio al 23esimo quando Jauot apre per il neo entrato Sorgente, che a tu per tu con Fargione spedisce incredibilmente fuori. Al 37esimo poi è Pepe a raccogliere invece un buon cross dalla destra, senza però centrare il bersaglio grosso. Nel finale ci prova anche Villanova.
Genova, ma l'estremo molisano è attento, poi Esposito calcia fuori. Recuperare il risultato si fa infine ancora più complesso quando al 43esimo Amadio viene espulso dal direttore di gara, forse per qualche parola di troppo. L'Agnonese riesce così a strappare con le unghie e con i denti tre punti fondamentali per la classifica. I biancazzurri incappano in un mercoledì no, ma l'occasione per recuperare c'è già domenica al Macrelli contro la Sammaurese. È tutto per questa prima edizione del nostro telegiornale, prossimo appuntamento con le nostre informazioni alle ore 19. Vi ricordo che tutti i nostri contributi sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito www.tv6.it. È tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.